Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi del Kon. Il Kon è il bastone del Vovinam. Il bastone del Vovinam è un bastone tendenzialmente fatto di un materiale che non è esattamente bambù. Si utilizzano bastoni di rattan o comunque di questo materiale, può essere definito giunco, ma un materiale molto elastico. Non è bambù perché il bambù all'interno, il suo interno è vuoto, mentre i bastoni che noi utilizziamo all'interno sono pieni, hanno queste fibre che lo rendono molto elastico. I bastoni che andiamo a utilizzare noi tendenzialmente devono avere una lunghezza che corrisponde più o meno alla nostra altezza. Ovviamente non esiste una regola ben precisa, perché ci sono varie teorie, ma in realtà sono legate alle varie discipline. Ci sono discipline che prevedono il bastone più alto della persona, addirittura un pugno sopra la persona, discipline che prevedono bastoni molto lunghi e discipline che prevedono invece bastoni anche più corti. Di base in Vietnam, per il Vovinam, si utilizza un bastone che arriva in circa all'altezza del sopracciglio, massimo all'altezza della testa. Oggi quello che vi propongo sono delle tecniche di movimento base, ovvero sono tecniche di attacco e destrezza nell'utilizzo del bastone. Prima di imparare qualsiasi tipo di tecnica, sia a coppie che individuale, nel Vovinam per quanto riguarda il bastone, io dovrei essere in grado di eseguire questi attacchi. Il programma di Vovinam non prevede esattamente un programma con quali sono le tecniche di attacco, quali sono i movimenti di destrezza. Esiste un programma che dice che devi imparare il bastone, dove imparare il bastone sta per imparare le 12 tecniche di contrattacco, il Quyen e a un certo punto il Sol Yuen. Alla base di questo, come quando io alleno dei pugni e dei calci, però ci sono tutti i movimenti base del bastone. In questo video vi andrò a mostrare quello che sono tutti gli attacchi base che andremo sempre ad incontrare all'interno di una tecnica a coppie e quindi anche di un Quyen e alcuni movimenti in destrezza. Provate a eseguire questi movimenti. Come ogni tipo di allenamento, questi movimenti vanno eseguiti più volte, in modo da acquisirli per poi poterli applicare all'interno di tecniche e Quyen senza dover imparare da zero quello che sto facendo proprio sulla tecnica base. Una cosa molto importante è imparare lo scorrimento delle mani. L'utilizzo del Kon, sappiamo che una mano è sempre al centro del bastone e l'altra è nella restante metà. Quando eseguo gli attacchi, se l'attacco avviene con la parte anteriore, quindi la testa, la punta del bastone, posso mantenere questa posizione. Nel momento in cui l'attacco avviene con la parte posteriore, ovvero la coda del bastone, avviene lo spostamento delle mani e questo si chiama scorrimento. Lo scorrimento prevede che la mano al centro si sposti in avanti e durante il movimento di attacco la seconda mano, che è la destra, andrà a posizionarsi al centro, questo senza mai alcun cambiamento di impugnatura. Lo scorrimento delle mani si impara in questo modo: da qua impugno il centro e questo è l'altro punto di impugnatura. Si fa scorrere la mano e si fa scorrere questa. Uno. In questo modo io imparo a far scorrere le mani sul bastone.
invito a seguire il nostro canale YouTube di Vovinam, Vovinam Milano, iscriversi, attivare la campanella qua sotto, seguiteci, condividete i nostri video, commentate, date anche un vostro parere riguardo a quello che sono tutti i video che proponiamo nel nostro canale. Vi saluto, vi ringrazio sempre e buon allenamento a tutti. Ovviamente vi saluto con il saluto del Vovinam, mano d'acciaio su cuore di montagna.